Consueto appuntamento del fine settimana con la presentazione degli impegni agonistici delle squadre campane impegnate in Serie A e anche nel campionato di Serie B. Come sempre andiamo con ordine, dopo la sosta per gli impegni della nazionale di coach Pozzecco, che ha conquistato con la vittoria in Georgia la qualificazione ai prossimi mondiali di basket maschile nell'estate del 2023, riprende in questo fine settimana il massimo campionato della pallacanestro italiana, il campionato di Serie A. La Gevi Napoli Basket, come sempre guidata da coach Maurizio Buscaglia, reduce da due sconfitte consecutive con Trieste e Venezia, affronterà domenica 20 novembre alle 16 sul parquet amico del Palabarbuto, nell'ambito del settimo turno della stagione regolare e in diretta su Eurosport 2, la formazione veneta della Nutriballet Treviso, guidata da coach Nicola e dei vari Banks, Sokolowski, Iregbu, Jantunen, Zanelli, Cook, Sorokas e compagni. La formazione veneta è reduce dal successo nell'ultimo turno disputato su Brescia e appaiata in classifica agli azzurri con 4 punti. Arbitreranno il match i signori Lanzarini, Nicolini e Patti. Esordirà in maglia azzurra contro i trevigiani, appunto domenica pomeriggio, anche l'ultimo arrivato in maglia partenopea. Naturalmente si tratta di Devin Davis, annunciato all'inizio di settimana dal club partenopeo, ala statunitense del 1995 e di 198 centimetri, che viene dall'esperienza in Grecia, in quel del Peristeri. Giocherà sicuramente qualche minuto contro Treviso e vedremo naturalmente anche il suo impatto per quanto riguarda la nuova avventura partenopea. Una trasferta molto difficile e impegnativa attende invece l'altra rappresentante del basket campano in Serie A. Stiamo parlando della Givova Scafati. Tra l'altro ci sarà l'esordio sulla panchina gialloblu anche del neo-coach Attilio Caia, 61esimo Pavese, che ha sostituito Alessandro Rossi alla guida del team caro a Patron Longobardi. Domenica sera alle ore 20 sul parquet del Palasera di Migni di Sassari, i gialloblu scafatesi saranno chiamati ad affrontare la formazione di casa dei vari Jones, Robinson, Kruslin, Nikolic, Benzius, Dove, Diop e anche dell'ultimo arrivato Stephens, il nuovo pivot della formazione sassarese guidata dall'ex Napoli, lo ricorderete, coach Piero Bucchi. Ebbene, nelle file della Givova Scafati ci sarà anche una novità. Ingaggiato nel fine settimana il lettone Artioms Butyankovs, giocatore con una buona esperienza che potrà dare un valido apporto sotto le plance alla stessa Givova Scafati. Ripeto, attesa anch'essa ad una partita importante per risalire la classifica, è particolarmente difficile perché si andrà a incontrare una formazione, quella sarda, sicuramente non al meglio in questo inizio di campionato e sicuramente con una classifica che non rispecchia il buon valore del club di Sassari, che naturalmente vorrà far bene proprio contro la Givova Scafati. Prosegue invece regolarmente il proprio cammino il campionato di Serie B maschile di basket, naturalmente anche il girone D, che vede la partecipazione allo stesso delle sei formazioni campane. In questo momento la migliore fra i rappresentanti del nostro basket è sicuramente la Juve Caserta 2021, che viene da 4 vittorie consecutive. Ma andiamo con ordine e esaminiamo questo ottavo turno della stagione regolare tra sabato e domenica. Si inizia subito sabato sera con l'anticipo tra la Virtus Arechi Salerno e la formazione pugliese del Bisceglie. Si giocherà al Palalongo di Capriglia. Per la Virtus Arechi Salerno l'imperativo di tornare alla vittoria dopo la battuta d'arresto dopo un overtime in quel di Teramo per la formazione di coach Di Lorenzo. Sarà molto importante battere il Bisceglie, però attenzione a Dip, Borsato, Dron, Vavoli e Dri. La formazione del Bisceglie è difficile da affrontare ed è un roster di grande qualità per la categoria. Ecco, andiamo invece con le altre partite, tutte poi domenica alle ore 18. Si inizia con il derby della bassa classifica tra le due squadre campane, il Sala Consilina Basket e la Virtus Pozzuoli. Si giocherà al centro sportivo di San Rufo domenica alle ore 18, partita importante, inutile ripeterlo, per entrambe le formazioni che sono nella parte bassa della graduatoria di questo girone D. Vincere sarebbe fare un passo in avanti verso una migliore posizione di classifica per entrambe. Saremo a vedere cosa succederà.
Oh, per quanto riguarda invece le trasferte, ce ne sono due impegnative per le squadre della nostra regione. Quella della Partenope Sant'Antimo, che torna a giocare dopo la pausa forzata di rinvio del match contro il Ruvo di Puglia. Con l'innesto del pivot Mirko Gloria, la formazione di coach Gandini va a giocare in quel di Monopoli, su un parquet molto molto difficile da violare, contro Ingrosso, Bastone e ancora Cusenza, Ragusa e compagni. Per Sant'Antimo sarebbe molto importante ottenere un blitz esterno per riprendere la corsa verso l'alta classifica. Giocherà anche in trasferta la Delfessa Avellino, sempre in Puglia, ma questa volta a Taranto. La formazione di coach Benedetto, reduce dalla vittoria casalinga del derby contro il Sala Consilina, affronterà appunto la formazione tarantina con i vari Conte, Villa, ma anche Sena, Corral e Piccoli. Insomma, una trasferta insidiosa. Ci vorrà la migliore del Fessa Avellino per violare il campo di Taranto, e speriamo che anche la formazione biancoverde riesca a recuperare uno dei tanti infortunati di questa prima parte della stagione. Infine vi dico che la Juve Caserta 2021, che in questo momento è la protagonista per le squadre campane, gioca fra le mura amiche e riceve il Teramo domenica alle ore 18 al Pala Medaglie d'Oro di Caserta. La formazione è quella del Teramo, che ha impegnato severamente Salerno nello scorso fine settimana, e ora si presenta a Caserta con le credenziali di essere una squadra davvero fastidiosa. Ma per la Juve Caserta, vista nelle ultime partite con 4 vittorie consecutive, ci potrà essere anche un quinto successo. Attenzione però all'ex Pozzuoli Balic, a Guastamacchia, a Calbini e a Perin. Non bisogna sottovalutare assolutamente la formazione abruzzese, quindi un turno di campionato impegnativo anche per le squadre di Serie B. Come sempre, saremo a vedere. In bocca al lupo a tutti.